Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Per Paolo Spollon stuzzica di nuovo Luca Argentero ed è subito botta e risposta social tra i due attori. Cosa è successo? Mese dopo mese Pierpaolo Spollon diventa sempre più amato dal pubblico, confermandosi vero mattatore sui social. Padovano classe 89, nonostante la giovane età ha già avuto tantissime esperienze tra film e serie TV, in particolare, è proprio sul piccolo schermo che ha spopolato, recitando in fiction come Un passo dal cielo 2, Grand Hotel e L'allieva. In questi ultimi anni, ha avuto poi ruoli principali in Bianca, Che Dio ci aiuti e Doc, Nelle tue mani, medical drama di Rai 1 che ha riscosso un incredibile successo di pubblico, vicino a lui, nei panni del Dott. Fanti, Luca Argentero, un altro attore che non ha di certo bisogno di presentazioni. I due, oltre ad essere apprezzatissimi dai fan e anche considerati come due veri e propri sex symbol, pare abbiano un rapporto davvero particolare anche fuori dal set. Con tutta la sua ironia, Spollon ha di nuovo punzecchiato l'amico Argentero, che come al solito è stato al gioco ed ha risposto per le rime al collega di Dog. Cosa è successo? Il siparietto social davvero imperdibile. Pierpaolo Spollon stuzzica Luca Argentero, nuovo siparietto sui social. Pierpaolo Spollon è ben noto a tutti i follower per postare sul suo profilo Instagram, molto spesso, contenuti ironici e divertenti. Tempo fa si è mostrato nei panni della Venere di Botticelli, mentre in concomitanza con l'incoronazione di Re Carlo III ha riprodotto una particolare scena coi colleghi di Doc. Questa volta, tornando a coinvolgere Argentero, ha risposto direttamente al collega pubblicando un particolarissimo video. Ci sono i video artistici di Chiocciola Luca Argentero e poi i miei, scrive Spollon in allegato al video, che lo mostra intento in una particolare danza piuttosto macchinosa. Il riferimento è all'ultimo video pubblicato da Argentero, dove mostra un montaggio di diversi momenti dai recenti giorni di vacanza passati in famiglia. Con tanta ironia, Spollon diverte come al solito il pubblico. Nei commenti arriva anche la risposta di Argentero, che lascia un emoji con la mano poggiata sulla fronte, per disperazione, all'amico, mentre Tommaso Zorzi, come tantissimi altri fan, d'altronde, si mostra piuttosto divertito dal post dell'attore. Ogni occasione sembra essere buona per scherzare e, di certo, Pierpaolo Spollon non si fermerà qui. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.